Buongiorno amiche, buongiorno amici, mi chiamo Marcello Secco, faccio questi video perché sono appassionato di moto. Se anche tu come me lo sei, iscriviti al canale e attiva la campanella perché pubblico video ogni giorno, in tal modo sarai costantemente aggiornata, aggiornato sulle novità. Bene, oggi voglio dare una risposta a un video che ho fatto. Il video è relativo alla Benelli TRK 800. E naturalmente qui sotto vi metterò poi il testo che vado a presentarvi. E dicevo, parla di questa moto, Leo Motos, così si chiama il mio interlocutore, mi ha scritto un commento. Quindi volevo approfittare di questo, un commento che evidentemente interessa, potrebbe interessare anche a voi, per tornare sul discorso TRK 800, proprio perché ogni volta che pubblico un video vedo che è molto richiesto e quindi evidentemente l'interesse relativo a questa moto è molto alto. Quindi direi prima di tutto di andarci a rivedere la moto. Naturalmente se volete la brochure chiedetemela. E la moto è questa qui, quindi TRK 800 Benelli, naturalmente TRK 800, una moto che è stata presentata ad EICMA, che tuttora non è stata presentata sul mercato, anche se appunto le prime vendite avrebbero dovuto essere fatte in questo periodo. In realtà così non è stato, però vedo che l'attesa appunto rimane alta. Allora, che cosa mi scrive Leo Motos? Molto bella dal punto di vista del design, quindi è una moto che si presenta bene, soprattutto in questa versione di EICMA, che è stata appunto molto apprezzata. Anch'io l'apprezzo molto, mi piace molto, sia per quanto riguarda la scelta dei colori. Ad esempio, no, il fatto che la ruota abbia questo bicolore nero-rosso, molto così moderno, ecco, una moto che si presenta da questo punto di vista molto moderna, sia per quanto riguarda proprio lo stile, che è tipicamente italiano, quindi uno stile riproposto in chiave moderna, però che appunto ha le caratteristiche di essere, da un certo punto di vista, anche, come dire, soli, no? Cioè, di dare un'immagine solida della moto, ma ad esempio nella parte posteriore molto, vedete, molto slanciata, molto leggera. E qui in particolare vediamo il motore. Quindi dice Leo Motos, dopo aver provato la Leoncino 800, allora Leoncino 800 è l'altro modello della sempre di Benelli, che è attualmente in produzione, molto interessante. E spero che prima di commercializzarla esegua una buona messa a punto del propulsore, che mi è sembrato molto pigro, scusate, i bassi e medi regimi, ma dotato di una spiccata propensione a girare in alto. Quindi un motore che ha nei bassi regimi non la sua forza, ma il suo punto di debolezza, viceversa, appunto, superato un certo regime di giri, ha più coppia e potenza nello stesso tempo. Insomma, mi è parso un po' ruvido, se dobbiamo prenderlo in considerazione, su una moto turistica. Allora, la TRK dovrebbe essere destinata sì a un ambito turistico, e ce lo fa capire insomma il tipo di moto che è sì sportivo, ma appunto con declinazione turistica per la presentazione, scusate, per la presenza, non presentazione, per la presenza del parabrezza, del paramano, insomma, che danno comfort anche su strade, come dire, di lunga percorrenza, ma allo stesso tempo ha la caratteristica di avere appunto delle velleità anche fuoristradistiche, lo dimostra in particolare, vedete in questa immagine, il sottocoppa ben protetto. Quindi ha questa doppia funzione, insomma, sia per uso stradale ma anche per uso fuoristradistico. Naturalmente il fatto di avere la potenza spostata in alto non è un vantaggio in questo tipo di utilizzo. Quindi un po' sappiamo, forse mi sono abituato troppo alla linearità del 500, evidentemente lui ha la 500, 502 per essere precisi, un saluto a tutti, e quindi ha apprezzato in questo caso, questo tipo di motore, il fatto che sia appunto un motore che gira anche bene in basso. Io penso, dal mio punto di vista, vedremo la mia risposta, penso comunque che ci sarà naturalmente un adattamento alle caratteristiche della moto anche da parte del motore.
La risposta che gli ho dato io è la seguente, quindi ciao Leonardo, beh certo, speriamo presto di poter vedere delle prove su strada, naturalmente ci auguriamo tutti che al più presto si vedano delle prove su strada, anche magari di prototipo, comunque si abbia la possibilità di toccare con mano quelle che sono le caratteristiche promesse della moto. Se come ci stai dicendo il motore ha questi problemi, cominciamo male, beh sì, perché comunque... Il settore, perché ho detto così, il settore delle 800 è un settore molto combattuto, dove sono presenti appunto molte motociclette, ovvero si stanno condensando in questo settore molte motociclette perché da una parte c'è un tentativo di ridurre quella che è la cilindrata e di conseguenza anche il prezzo delle moto, quindi partendo, non so, ad esempio per citarne una, Africa Twin, quindi anche Honda sta lavorando in questa direzione, cioè di avere una moto che possa sì essere performante, e l'800 è una bella cilindrata, insomma, però non avere prezzi che, come nel caso dell'Africa Twin, arrivano a 15.000 euro, quindi avere un certo standard di prezzi più basso. Poi dico, sì, ad esempio, perché CF Moto, ecco, al salone ha presentato la sua 800, MT 800, si chiama Multiterreno 800, con il motore KTM, che è un motore comunque che va bene, che la moto è una bella moto, eccetera, ed è attualmente in commercio. Certo, se poi Benelli riesce a fare ancora una volta, scusate così vi diamo un'altra immagine, la differenza con un prezzo basso, ecco, allora se Benelli poi, come ha fatto con la 500, riesce a presentare un prodotto valido, ma comunque con un prezzo più basso rispetto alla concorrenza, allora le cose possono essere diverse, ma sappiamo che Benelli potrebbe avere il problema dei trasporti, di cui abbiamo parlato più volte, cioè il fatto che i container abbiano un prezzo tendenzialmente in aumento, e questo è un aspetto sicuramente negativo per il trasporto, e un secondo, dalla Cina ovviamente ai paesi occidentali, e un secondo aspetto, quindi oltre a questo, anche le materie prime, il difficile reperimento delle materie prime potrebbe essere anche un altro aspetto negativo. Oltretutto, il fatto che Benelli abbia la 502, che comunque va bene nelle vendite, potrebbe essere di deterrente a presentare un modello nuovo, proprio perché porterebbe via qualche cliente che invece della 502 potrebbe acquistare la 800. Comunque sono tutti discorsi che si fanno, ma di cui non sappiamo, ahimè, nulla. Allora, di certo Benelli riesce a fare ancora una volta la differenza, abbiamo detto, ma non sarà facile perché in questo settore la concorrenza si fa sempre più intensa e anche Honda vorrebbe presentare la sua 800. Poi lo ringrazio, grazie per gli spunti, quindi lo ringrazio ancora per gli spunti e buona serata. Bene, direi che vi ho detto tutto, quindi like se vi è piaciuto, dislike se non vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, attivate la campanella per essere costantemente aggiornati e qui sotto i vostri commenti saranno sempre molto graditi. Ciao, buona giornata.